In questo nuovo ordine mondiale rifeudalizzato, la democrazia come forma di governo, che con Spinoza dobbiamo accogliere indubbiamente come la migliore, ecco, non esiste né poco né punto. L'odierna free market democracy è un mero autogoverno dell'oligarchia finanziaria, con esclusione sostanziale, sempre più spesso anche formale, delle nuove plebi pauperizzate e marginalizzate. La democrazia contemporanea esiste solo nominalmente e si oppone in realtà agli interessi del popolo realmente esistente. Tutela gli interessi formali di minoranze coerenti con il progetto mondialista e gli interessi materiali dell'aristocrazia finanziaria cosmopolitica. La situazione è a tutti gli effetti orwelliana. Chiamiamo democrazia la costrizione generale ad adeguarsi al ricatto permanente dei mercati e in generale a presunte scelte sistemiche sovranamente prese altrove e contrabbandate come esigenze insindacabili delle borse, del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Centrale Europea. Enti sensibilmente sovrasensibili, avrebbe detto il vecchio Marx, che nessuno ha mai visto e soprattutto nessuno ha mai eletto. Per un verso, questo ci pone di fronte, a un paradosso. L'odierna democrazia capitalistica è un involucro formale. È una sorta di post-democrazia, per dirla con Colin Crouch. Racchiude e occulta un potere oligarchico finanziario che è squisitamente antidemocratico, o anzi è tale da tollerare forme controllate di democrazia procedurale, a patto che esse, mediante la manipolazione esercitata con il monopolio dei mezzi di informazione, conformino il vigente ordine oligarchico non democratico. Questo è la rivincita post mortem di Karl Marx, il quale già aveva compreso perfettamente l'irrealtà della democrazia liberale, la grande finzione di un mondo in cui, come diceva Lenin, in realtà dietro la scelta dei parlamenti comandano palesemente la borsa, il mercato e la classe dominante. Da questo punto di vista, la neolingua del pensiero unico, politicamente corretto ed eticamente corrotto, la chiama democrazia, quando in realtà la nuova società globalizzata si presenta a tutti gli effetti come una blindatissima oligarchia di miliardari dell'upper class apolide, delle global cities di New York e di San Francisco, che è avallata elettoralmente da plebisciti composti da cittadini dimediati e ridefiniti come consumatori, i quali, se non si adattano immediatamente alle scelte dei mercati, sono demonizzati come xenofobi, fascisti, stalinisti e populisti, che sono privati tanto della base informativa imprescindibile per una corretta analisi della manipolazione mediatica in atto, quanto dei diritti fondamentali, che erano ancora garantiti nel quadro del vecchio capitalismo borghese olivettiano, per un'esistenza degna di persone libere. In questo senso, e concludo veramente, potremmo dire che esiste in forma puramente nominale. Nomina nuda tenemus, come si concludeva il libro di Umberto Eco. La democrazia liberale coincide con l'autogoverno dei ceti possidenti. Si sceglie liberamente, tramite le elezioni, quello che sarà in realtà, che è già stato scelto dal mercato. Scriveva Marcuse: la libera elezione dei padroni non abolisce né i padroni né gli schiavi, semplicemente desta l'illusione di una libera scelta che in realtà non esiste.